Ciao a tutti, Valentina Fusco, cittadina libera. Conversione in legge. Sì, è vero, è stato convertito in legge il decreto del 21 settembre, ma ci sono due concetti che vorrei affrontare oggi con voi. Il primo, andiamo a leggere quelle che sono state le modifiche, quelle che ci portano ad impugnare una legge che non è corretta, una legge che a mio avviso è stata convertita alla rinfusa, in rincorsa. Perché qualcosa non torna, perché qualcosa non può essere fatto. I diritti umani sono inviolabili e obbligare ad un trattamento sanitario è illegittimo, è illegale ed è quello che sta avvenendo. Perché convertendo il decreto del 21 settembre, che dà per legge l'applicazione del certificato verde, abbiamo automaticamente obbligato ad un trattamento sanitario, anzi due in questo momento. Quello dei tamponi, perché è un trattamento sanitario, se qualcuno l'avesse scordato, e quello dei vaccini. Sì, perché per scaricare il certificato verde bisogna effettuare questi due trattamenti, o l'uno o l'altro. Quindi obbligandomi alla disposizione dell'applicazione del certificato, tu mi stai obbligando ad un trattamento sanitario. E questo non è possibile. Questo è illegale. Articolo 32 della Costituzione italiana. Il diritto dell'individuo è al di sopra di ogni altra cosa. A maggior ragione che dal 30 di settembre ci viene ribadito più volte che la disposizione, la dichiarazione dello stato di emergenza in questi 2 anni è avvenuto in virtù di un rischio sanitario, che non può giustificare un obbligo di un trattamento sanitario. Per andare nello specifico, le modifiche che sono state fatte nella conversione non hanno però abrogato i termini su richiesta e i termini sono tenuti. Quindi, a mio avviso, come le leggi che sono impugnabili, secondo la teoria, anche se non dovrebbe essere così, della considerazione personale, della valutazione dell'individuo, della valutazione del giudice, della interpretazione. Ebbene, in questo caso si ravvede questa possibilità. E quindi, in virtù del concetto primario che per scaricare il certificato verde bisogna essere obbligati ad un trattamento sanitario, perché sono io che richiedo autonomamente lo scarico, questa legge è impugnabile da ognuno di noi. Ma non è soltanto questo che volevo farvi notare di questa conversione. Purtroppo c'è un altro concetto che dobbiamo insieme prendere in esame. Nella Gazzetta del 19 novembre 2021 c'è la disposizione dello svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte dei soggetti destinatari del DASPO. È una disposizione che viene applicata sui soggetti che possono essere interpretati come pericolosi per la pubblica sicurezza. Che cosa vuol dire questo? Che chi dissente viene considerato con possibilità di azione terroristica? Non si può più essere di un pensiero contrario a quello della massa? Perché possiamo aspettarci di avere un procedimento di DASPO? E quello che mi fa pensare che siamo in una grave situazione, non solo come le censure in questi 2 anni, sull'informazione, sul pensiero, sulla parola, ma anche di azioni violente nei confronti dei diversi, se così vogliamo chiamarci. Nella Gazzetta di sabato 9 ottobre 2021 si legge che c'è l'approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2,2 della legge 9 luglio 1990. Avete sentito bene? È un elenco di armamenti legalmente utilizzabili dal governo. In questo elenco, e non sto ad elencarvelo tutto, mi soffermo soltanto sul punto A: armi nucleari, biologiche, chimiche,
ed elettriche, categoria 7-21. Tutto gli è concesso? Pensiamoci, riflettiamo. Abbiamo poco tempo e quel tempo va sfruttato bene.